E ora cosa posso dire? Sarebbero potute andare diversamente le cose se avessi esposto di me e i miei familiari alla rabbia e alla vendetta dei nazisti? Ho sempre odiato la guerra. Ho sempre cercato di mettere in guardia gli altri dal fascino perverso esercitato dalle armi. Sono un fisico, ma già 30 anni fa mi era chiaro che non era questo il modo di risolvere le tensioni internazionali. Poi anche su di me si è avvicinata un'ombra, cupa, e che odorava di morte. Non so se sia stato egoismo, ma fino ad oggi ho sempre creduto di dover porre il mio sapere al servizio della pace, di chi può assicurarla. Qui sono al sicuro, posso insegnare liberamente. Mi è concesso di scrivere al presidente per incitarla alla guerra contro Hitler, ma una parte della mia vita di adolescente è rimasta in Italia. Ma che cosa poteva collegare una tranquilla famiglia immersa nella campagna toscana alla mia attività di scienziato? Soltanto un cognome, e forse il desiderio di scaricare su qualcuno più vulnerabile di me quell'odio cieco che ha inghiottito troppe vittime umane. E ora, davanti alle righe di un marito, di un padre che ha perso tutto, cosa posso dire? Cosa posso fare? Il mio nome, Albert Einstein, rimarrà legato alla teoria che ha rivoluzionato il sapere scientifico. Rimarrà legato al mio lottare contro Hitler e alla sua follia omicida, ma rimarrà legata anche al volto e alle voci di tre donne, due delle quali posso soltanto cercare di immaginare, e quegli occhi e quelle voci continueranno a chiedermi perché.